Le polemiche su quell'impianto ci possono essere e ci saranno probabilmente sempre. Noi riteniamo di avere un'unica linea di condotta, che è questa. Intanto vogliamo riaprirlo e credo che tra qualche giorno ci sarà data la possibilità ai numerosi sportivi napoletani di poter ripraticare l'impianto. Tra l'altro, da quando abbiamo lasciato l'impianto a fine luglio ad oggi nulla è cambiato, non ci sono stati terremoti fortunatamente, non ci sono stati agguati, non c'è stato nulla, per cui le condizioni sono pressoché le stesse. Logicamente disagio c'era prima, disagio ci sarà oggi e l'impianto non versa in ottime condizioni, per cui troveremo questa situazione. Abbiamo fatto riparare alcune serrande per l'ingresso, stiamo facendo pulire la pista di atletica, stiamo cercando di togliere le erbacce, insomma cerchiamo di fare il minimo per ridare agli sportivi la possibilità di fare sport sull'impianto. Per quanto riguarda insomma quella che è poi la politica per l'affido, è chiaro che io rivolgo ai tanti sportivi napoletani una possibilità che ci viene data, che è quella di poter sfruttare fondi pubblici per il recupero di questo impianto attraverso l'Agenzia per le Universiadi. Se ciò avviene, allora si può pensare a una possibilità di manutenere, di poter gestire lo stesso impianto in condizioni diverse, ma se qualora questa possibilità non ci viene data, allora mettiamo le carte a posto, cerchiamo di capire bene la possibilità di come è stato affidato questo impianto, cerchiamo di acquisire tutta la documentazione collana sia al Comune che alla Regione, cerchiamo di fare questa conferenza dei servizi che dà la possibilità ai due enti di poter dialogare, ma soprattutto di sedersi attorno a un tavolo e discutere su come poter mandare avanti questa questione che francamente è diventata veramente, insomma, forse paradossale.